Lega Milano trova la prima vittoria 3-0 contro Civitanova. In campo femminile Conegliano parte forte 3-0 contro Busto. I servizi di Maurizio Colantoni e Marco Fantasia. Trasformata rispetto alla prima giornata. Gruppo di nuovo unito sotto la guida di un tenace Roberto Piazza. Per Milano arriva la prima vittoria in Superlega e contro Civitanova. Reggers è l'MVP, ma chi trascina è un giovane quarantenne, il bulgaro dal cuore italiano Matej Kaczynski. Sto continuando, mi sto allenando tanto per poter giocare e credo ancora di poter esprimere dei buon livello di pallavolo. Sono contento che ho la possibilità di farlo qua a Milano e spero di sorprendere qualche avversario quest'anno. Un sogno preciso non ce l'ho, mi sto divertendo e questa è la cosa più importante. Prendo soddisfazione di quello che sto facendo e veramente mi sento bene con i miei compagni in campo. Inizio della stagione steccato a Taranto, ma subito alla prima in casa proprio un'altra faccia di questa Milano, una bella vittoria contro la Lube. Sì, ci siamo rifatti e ci siamo rifatti in casa, che per noi è molto importante, soprattutto davanti al nostro pubblico, per tenerli caldi e sperare che anche arrivano sempre così numerosi anche le prossime partite. Per Milano c'è la grande vetrina della Champions League in questa stagione, tu ne hai giocate tante, ne hai vinte tante, cosa significa per Milano questo trofeo? Un po' di tensione lo porta, ma sicuramente porta anche tante emozioni positive e spero che porta anche pubblico nuovo per vedere una piazza. Prima giornata subito scoppiettante in Serie A con tanti set molto combattuti. Facile la prima per le campionesse d'Italia di Conegliano, fresche di successo in Supercoppa, che hanno regolato 3-0 una Busto Arsizio combattiva ma tecnicamente inferiore. Vittoria in rimonta per 3-1 per Milano, senza Egonu che verrà operata al naso. In casa di Pinerolo le lombarde vanno sotto nel primo set, finito 40-38, poi risalgono. Alle piemontesi non bastano i 23 punti della top scorer, la polacca Smarzek. Un'altra delle grandi favorite, Scandicci, aveva vinto in anticipo sabato contro Cuneo. Bella battaglia tra Firenze e Vallefoglia, alla fine la spuntano le toscane al tiebreak con grande protagonista la giovane Malual, 21 punti. 5 set anche tra Chieri e Novara, due formazioni che cercheranno di inserirsi nella lotta al vertice della classifica con vittoria finale delle padrone di casa. La matricola Talmassons vince il primo set a Roma e lotta strenuamente nel secondo, poi si arrende 3-1. Importante esordio di Bergamo, che passa 3-0 sul campo di Perugia in quello che potrebbe già essere un anticipo di lotta per la salvezza. Ciclismo.